Eccoci di nuovo qui. Abbiamo fatto un altro sforzo, la seconda serata di questo orrore chiamato Sanremo, che ricordiamo serve a programmare le pecore, così con musica, perché la musica, come diceva anche Hendrix, eccetera, eccetera. Ora, questa volta c'è stato questo essere qua, diciamo, vabbè, è pieno di esseri strani, questo Sanremo. Questo video andrebbe fatto senza commento, ragazzi. Per quelli che hanno occhi, così, hanno bisogno di vomitare, diciamo. Questo video aiuta la digestione. Essere qua, diciamo, prima serata questa roba, questo uomo, rossetto, eccetera, eccetera, truccato, orecchino, questo è il nostro mondo. Secondo la sua biografia, Siena.
sul sesso. Ci sta facendo vedere che in realtà dentro è una macchina, che cazzo sono, qui come se si è tagliato il corpo qua e si vede quello che c'è dentro, cioè il vuoto. Qui si vedono le fiamme dell'inferno, tipo. Mamma mia, che schifo. Orribile. Qui prima di ritoccarsi, guarda com'è. Mamma mia, che schifo. Esatto. Tipo in albanese noi queste le chiamiamo paramane, in
questa gente che a vederli così, no? Il cervello che dice, ammazzo, questi sono dei ribelli. In realtà, ecco, quanto è ribello questo. La bandiera dei fratelli d'Italia, dei massoni che hanno unito ammazzando gente. Tutte queste pecore. Che dire. Ecco, altre foto di questo essere. I suoi simili, diciamo, che differenza c'è, si assomigliano. Però questi sono più intelligenti, almeno non mettono la museruola. Questo sì. Questa cazzo di cosa qua sembra che c'è tipo una... la caccola che gli cascata dal naso. Ecco. I poveri clown. Sempre lui, eh. E ci dice anche che ha fatto il suo essere che, diciamo, ricordiamoci, è purtroppo per Mentana il suo partner e purtroppo il suo teretano non è molto felice, diciamo. Comunque, e questo ho una vista così di profilo di una donna che, diciamo, se tutto fosse veramente donna dovrebbe essere un po' così. Giornalista sei perfetta. Poi diciamo il